Amici sportivi, alla visione, undicesima giornata del campionato nazionale Under 16, Serie A e Serie B. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Perugia. Passiamo subito alla lettura delle distinte. L'Avellino, in completa tenuta verde, schiera Pone tra i pali numero 1, numero 2 Caputo, 3 Liguori, 4 Farinelli, 5 Gargaro, 6 Sagna, 7 La Monica, 8 Tortora, 9 Stranese, 10 Ferraro, 11 Garofalo. A disposizione di Capua, Calise, Domanico, Noviello, Valentino, Corcione, Sabatino, Paudice, Iovino, allenatore signor Dario Rocco. Il Perugia risponde con Vignoli numero 1, numero 2 Meoni, 3 Giordano, 4 Miola, 5 Fratini, 6 Stramaccioni, 7 De Angeli, 8 Cimmino, 9 Metelli, 10 Ranocchia, 11 Granata. In panchina Pippi, Corbo, Guasticchi, Corsi, Dimuni, Benedetti, Rapari e Mancini. Allenatore signor Ilario Fuscagni. La terna arbitrale è composta dai signori Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Vito Marrazzo di Nocera e Aniello Barberia di Nocera. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi e batterà anche il calcio d'inizio. Campani in completa tenuta verde, bianco-rosso tradizionale anche per il Perugia. Prima di questa partita si è disputato Avellino-Perugia Under 15. Il match ha visto la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Il Perugia Under 16 ora vuole vendicare i fratelli biancorossi. L'Avellino cercherà invece di bissare il successo campano di quest'oggi a Prato La Serra. Partiti proprio in questo momento Farinelli, Sagna. Lotta a Ferraro, viene fermato, si gioca in un fazzoletto di campo, rimessa laterale per la squadra di casa. Ancora Avellino. Spazza in foul laterale numero 5 Gargaro. Rimessa laterale per il Perugia con Meoni. Viene fermato De Angelis, in possesso palla Ferraro, il controllo di Strianese, non riesce il passaggio a Garofalo, in posta il Perugia con Fratini, il sinistro di Fratini, Metelli, aveva domesticato per un attimo, gli è stato soffiato il pallone, ora Pone, Meoni, clima gradevole quest'oggi a Prato La Serra. De Angelis non riesce ad avanzare, fallo di Strianese sul numero 5 Fratini, calcio di punizione per il Perugia, l'appoggio di Miola a Giordano, Liguori, Garofalo. Porta palla Garofalo, Tortora, fraseggio bianco-verde, uscita di Vignoli ad anticipare Strianese, capitan Ranocchia ora per il Perugia, ottimo il cambio di gioco per De Angelis, rimessa laterale per l'Avellino. Pronto Liguori con le mani, lancio in avanti, Strianese, c'è Garofalo per l'Avellino, Sagna, palla direttamente in foul laterale, rimessa perugina, Stramaccioni, Ranocchia, fermato irregolarmente il capitano Umbro. Calcio di punizione per il Perugia e lo stesso Ranocchia a battere il piazzato, la sventagliata all'indirizzo di De Angelis, il controllo elegante di De Angelis che rientra con il sinistro, erra l'assist, sbaglia l'impostazione
il Perugia. Si riparte dunque. Miola. La palla scaraventata in avanti. Ora Ferraro. Lo scambio con il compagno sgambettato Ferraro. Rischia il giallo Fratini. Ora Garofalo. Intercetta Liguori. Non trova il pallone Liguori. Ancora il numero 3 che ritorna in possesso palla. È capabile l'azione del terzino, ma alla fine il Perugia riesce a svogliare la matassa. Ecco il numero 10 Ranocchia, il capitano. Appoggio sulla destra per Meoni. Ranocchia. Miola. Giordano. Il cassoterra filtrante. Movimento di Metelli. Ancora Perugia. Granata ha cercato l'azione di sfondamento, il pallone gli è schizzato via. Pone abbrancato con sicurezza la sfera. E va al rinvio di destro. Lotta Giordano. Un paio di rimpalli nel cerchio di centrocampo, il movimento di Ranocchia. Appoggio sulla sinistra per il compagno che prova la conclusione dalla distanza. L'iniziativa di Granata. In campo i calciatori nati nell'anno 2001, a parte il portiere Vignoli, che è classe 2002. Portiere del Perugia, Vignoli. L'altro estremo difensore li mette in gioco. Palla a Liguori. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. L'ultimo tocco era di Metelli, che va al pressing su Gargaro. Sagna. Caputo. Laborioso disimpegno dell'Avellino. Approfitta quasi dell'erroraccio avellinese De Angelis, che sbaglia clamorosamente un gol fatto. L'avevamo già vista in porta la palla. De Angelis ha clamorosamente fallito la rete del vantaggio su un farraginoso approssimativo lavoro difensivo dell'Avellino. Clamorosa occasione da gol sciupata dal numero 7 biancorosso, che si morde le mani. Siamo al sesto del primo tempo, prima emozione del match. Perugia ad un soffio dal gol dell'1-0. Errori in serie in difesa da parte dell'Avellino. De Angelis non ne ha approfittato. Deve darsi una svegliata la formazione campana. Ha rischiato la capitolazione, deve reagire. Adesso avanza Garofalo, è libero che riceve, quasi riceve sulla sinistra il numero 7 La Monica. La risposta bianco-verde all'occasionissima perugina. Anticipato ad un soffio La Monica in corsa. Rimessa laterale per la formazione bianco-verde. Adesso Tortora. Crossi in area di Tortora. L'aggancio di La Monica, che poi non trova il pallone. Allontana Meoni. Settimo del primo tempo. Viene richiesto un pallone. Ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco per l'Avellino. Farinelli. L'uscita di Vignoli. Giordano. Ecco Giordano. Miola. Fratini.
Intercetta Gargaro. C'è Miola. Granata. Palla allontanata. Rimessa laterale biancorossa. È pronto Stramaccioni con le mani. C'è Ranocchia nelle vicinanze, viene servito. Palla di ritorno per Stramaccioni. Lotta, ringhia su di lui Ferraro, commette fallo il numero 10. E calcio di punizione stavolta per la formazione perugina. Ad un soffio dal gol dell'1-0 con De Angelis al sesto. Ora l'Avellino. Si accende Garofalo. Intervento risolutore di Meoni, di messa laterale per l'Avellino. Ecco Liguori. Garofalo, ennesimo anticipo su di lui, rimessa bianco-verde. Cimino lascia il pallone agli avversari. Eccolo Liguori. Tortola, fallo su Tortola, allarga le braccia a Ranocchia. Non si capacita il numero 10 della decisione del direttore di gare di accordare il calcio piazzato all'Avellino. Siamo intorno ai 25 metri. Nei pressi della sfera il numero 8 Tortora, un po' più indietro capitano Farinelli. Calcio di punizione in seconda, dovrebbe esserci il tocco di Ferraro su Tortora, che potrebbe provare la conclusione dalla distanza di destro. Quattro uomini a comporre il muro difensivo biancorosso. Vediamo se la trama è questa. Il tocco di Ferrara. Attende Tortora il passaggio e così è morbida la conclusione, la palombella di Tortora, che è comunque pericolosa. Al decimo del primo tempo non ha scelto, non ha optato per la soluzione di potenza il numero 8 di Dario Rocco. E qualche brivido sulla schiena per Vignoli, sulla palombella di Tortora. Palla non lontano dal palo sinistro. Ora Liguori. Allontana Gargaro. Di testa la spizzata di Strianese. Poca sintonia in questa manovra d'attacco per l'Avellino. Viene Miola su Garofalo. Altra rimessa laterale per i campani. Intervento di Miola. Ci sarà rimessa dal fondo. Ultimo tocco di Strianese. Dopo che Miola era intervenuto sul pallone. Riparte il Perugia. Stramaccioni al lancio lungo. Avellino nuovamente in possesso palla. Appoggio di Ferraro, l'uscita in presa bassa di Vignoli su Strianese. Ranocchia. Una palla a Farinelli, alla fine Garofalo, mobilissimo, rimessa perugina. Avellino pare essersi destato dopo il pericolo, il grossissimo pericolo corso al sesto del primo tempo. De Angelis del Perugia ha fallito clamorosamente al gol dell'1-0. Attaccante biancorosso non è riuscito ad approfittare degli errori difensivi in serie dei biancoverdi. La palla gli è stata poi regalata su di un piatto d'argento e clamorosamente
De Angelis ha sbagliato. Si resta dunque solo 0-0 quando siamo al tredicesimo del primo tempo. Però di opportunità anche per l'Avellino, non certo così clamorose come quella capitata a De Angelis. Ranocchia, intervento di Caputo, non riesce ad evitare il fallo laterale, numero 7 la Monica, rimessa per il Perugia, avanza il capitano Ranocchia, cambio di gioco sulla destra per, proprio per De Angelis, che non supera Liguori, rimessa per i Grifoni. Miola, Ranocchia, Tortora, allontana il pallone, la velocità di Garofalo, Giordano, la gira per Fratini, ancora Fratini, il pressing di Strianese, commette fallo l'attaccante dell'Avellino, calcio di punizione per il Perugia, Miola, Cimmino, Miola, Ranocchia. Ora granata per il Perugia, avanza, occhio a Metelli, in pallo lotta Metelli, intervento in tackle di Caputo, rimessa laterale in zona d'attacco per i biancorossi. Metelli che ce le palla, appoggio per il compagno, allontana con decisione la Monica, la svirgola, ci pare Fratini, allontana Farinelli, c'è un po' di confusione ora. A svirgolata di Fratini, rimessa per l'Avellino, si cambia versante, siamo nella metà campo biancorossa, allontana con decisione Fratini, altro rilancio di Liguori, si gioca un po' alla viva il parroco, rilanci un po' alla Carlona come si suol dire. Garofalo, Meoni, il rimpallo favorisce Liguori che non serve il compagno ed è fortunato nel guadagnare una rimessa laterale. Quindicesimo al nostro cronometro, 0-0 tra Avellino e Perugia, under 16. Lotta Strianese, si accontenta della rimessa laterale Garofalo. Da Liguori al numero 5 Gargaro. Tortora, Sagna, Farinelli. Tende ai rinforzi Farinelli. Decide di verticalizzare per Strianese che non raccoglie l'invito del compagno, reimposta il Perugia. Anticipo puntuale di Sagna, fa direttamente in fallo laterale. Messa laterale per il Perugia, riceve Ranocchia. La sfera che s'alza a Campanile, lo spiovente favorisce il colpo di testa di Tortora. Ora Gargaro, Garofalo, messo giù il numero 11, bianco-verde, calcio di punizione. Le rimostranze di Meoni all'indirizzo dell'arbitro, che ricordiamo il signor Marco Acanfora, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia. Gargaro, Farinelli, l'appoggio sulla destra per Caputo. Affrontato da Granata, Caputo, lancio di Farinelli, l'uscita di Vignoli, sicura la presa dell'estremo difensore biancorosso, il rinvio di Vignoli, Sagna allontana di destro, colpo di testa di Cimmino, Stramaccioni, ancora Stramaccioni, fallo commesso dalla Monica sul numero 6 del Perugia, calcio di punizione per gli ospiti. Ecco Giordano, lancio di Giordano,
Palla respinta. Ecco Garofalo, lancio per Strianese che è in posizione regolare, l'anticipo di Giordano che è rinvenuto benissimo su di lui neutralizzandolo. Lui in possesso palla l'Avellino con Sagna, rilancia Sagna, la fida di corpo di La Monica, poi Fratini su di lui, Ferraro chiuso in sandwich, Ferraro riparte il Perugia con Stramaccioni, viene fermato che l'avanzata, ma torna nuovamente in possesso palla Stramaccioni, alla fine c'è rimessa dal fondo per l'Avellino, non è riuscito a trovare lo spazio Stramaccioni per crossare, per avanzare. Si ripartirà dalla rimessa di Pone, sempre 0-0. L'occasione più nitida sui piedi di De Angelis, che clamorosamente non ha trovato lo specchio della porta, non beneficiando del gentile regalo concesso dalla difesa biancoverde. Ecco Liguori, lotta Strianese, Miola all'indietro, lancio per Meoni, ora Metelli, intervento di Sagna, duro l'impatto, giudicato però regolare dall'arbitro. Tortora, Ferraro, il dribbling di Ferraro, la conclusione dalla distanza di La Monica, palla che sorvola non di molto la traversa, stava per essere sorpreso Vignoli dalla conclusione subitanea di sinistro di La Monica. Brivido sulla schiena di Vignoli, riparte l'Avellino ancora con La Monica, di cross la sottoterra Strianese, gol! L'Avellino è in vantaggio al 20° con Strianese che di destro ha indirizzato il pallone nell'angolino basso alla destra di Vignoli, vantaggio biancoverde con Strianese, l'Avellino sblocca il risultato dunque. Si è girato e di destro Strianese ha freddato Vignoli e dunque al 20° l'Avellino sblocca il risultato, gol dell'attaccante Strianese, gran merito dell'azione va attribuita alla Monica che ha rubato palla e dalla destra ha servito l'assist per Strianese. Ora l'Avellino sulle ali dell'entusiasmo prova nuovamente a far male, stavolta è attento Fratini, lo scatto di Metelli, offside dell'attaccante perugino, 21° Avellino 1 Perugia 0, le urla di mister Fuscagni all'indirizzo della sua squadra, infuriato per la rete subita e per qualche disattenzione commessa in precedenza. Qualche secondo prima La Monica aveva sferrato la rete con una bella conclusione da fuori. Cimmino, Metelli non riesce a superare Sagna, attentissimo, incorre il pallone De Angelis, tutto mano però, la palla è uscita, rimessa laterale per l'Avellino. Anzi no, c'era stata la segnalazione della posizione irregolare di De Angelis, quindi calcio di punizione per l'Avellino e non rimessa laterale. Altro offside, fuori gioco di rientro, calcio di punizione per il Perugia, Miola a battere, appoggio all'indietro per Giordano, il dribbling su Strianese, ora Cimmino,
Stramaccioni, palla per Cimmino, prova il lungo lancio, l'opposizione efficace di Ferraro. Ci riprova il Perugia, mantiene il pallone in campo Stramaccioni. Ranocchia non riesce a controllare la sfera. Meoni, ancora Meoni, allontana Tortora, non riesce a colpire di testa Strianese, che si impegna nell'attaccare l'avversario, alla fine travolge Fratini. Calcio di punizione per il Perugia. Stramaccioni per gli Umbri. Metelli, sempre braccato con efficacia dai difensori avellinesi. Garofalo perde palla. De Angelis, poi Ranocchia. Dalla distanza Ranocchia col sinistro, l'indecisione di Pone, e c'è De Angelis che non trova lo specchio della porta. Perugia pericoloso al 24esimo, indecisione di Pone. Sulla conclusione, quella di Ranocchia che appariva innocua, si è complicato la vita all'estremo difensore biancoverde. De Angelis nella conclusione defilata a giro, non è riuscito a indirizzare il pallone in fondo al sacco. Dunque Perugia che sfiora il gol dell'1-1. Giordano con qualche difficoltà, rimessa per i biancoverdi. Farinelli, Sagna, lancio per Strianese, fuori dalla portata dell'attaccante biancoverde, che al 20esimo ha avuto il merito di siglare la rete dell'1-0. Ancora Avellino, Tortora, serve sulla sinistra Garofalo, ora Ferraro, Strianese, palla di ritorno per Ferraro, la respinta di Vignoli che salva il Perugia. Ottima la triangolazione degli avanti biancoverdi. Avellino che sfiora il raddoppio, il cross al centro, sotto porta, ancora Vignoli, palla sul palo. Vignoli sulla conclusione di Ferraro ci ha messo una pezza e per la seconda volta nel giro di qualche secondo ha evitato il gol del 2-0 biancoverde. Fratini, c'era stata la sciagurata respinta di tacco di Meoni, sfera che è terminata nella disponibilità di Ferraro che ha concluso. Vignoli ha respinto il pallone, aiutato anche dal palo in verità. Ora il Perugia con De Angelis, stavolta l'uscita di Pone è impeccabile, anche se De Angelis è terminato in fuorigioco. Emozioni qui a Prato la Serra. Il pubblico di certo non si sta annoiando. Vino Perugia under 16. Uscita di Vignoli. Appoggio per il numero 5 Fratini. Braccato da Strianese. Fallo commesso ai danni del Perugino Granata. Calcio di punizione per i biancorossi. Fratini intercetta il pallone Garofalo, lo scatto di Strianese in posizione regolare, ma Vignoli è netto anticipo e fa su il pallone, si rimette in moto la squadra ospite. Cimmino, Stramaccioni, il lancio di Stramaccioni di testa, Liguori ad anticipare De Angelis che era alle sue spalle. Rimessa laterale in favore della squadra di mister Fuscagni. Ranocchia, cross in aria, è in fuorigioco però Metelli. È scattata alla perfezione la trappola dell'offside. Metelli si è ritrovato al di là di tutti. Inesorabile la segnalazione dell'assistente, del signor Canfora. 27esimo, 1-0 per l'Avellino, decide il gol di Strianese
al 20esimo. Ranocchia domestica il pallone a cercare lo scatto di Metelli. De Angelis per il Perugia, ancora De Angelis, Miola con lo spazio per calciare. Avellino non concede nulla. Liguori spedisce il pallone in faro laterale sul tentativo di controllo di De Angelis. Ancora Ranocchia, la fida di corpo di De Angelis, azione nulla perché il numero 7 è terminato ancora in offside. Con tutta calma Pone va a battere il calcio di punizione. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Marino Perugia sono sull'1-0 per gli Irpini. Stramaccioni, Metelli, ancora Ranocchia, Caputo, la Monica, perde palla la Monica, occhio al movimento di Metelli. Aveva provato a servirsi da solo Metelli, non ha trovato la sfera. Garofalo vuole lo scatto di Ferraro, anticipato dall'avversario, Cimmino ad impostare. Nasagna a Tortora, poi Farinelli, Caputo, lancio per Strianese. Non ha evitato la rimessa laterale Fratini. Messa con le mani a beneficio dei padroni di casa. È pronto Caputo, lotta la Monica, non lo molla Stramaccioni. Altra rimessa bianco-verde, ha fatto un po' lo gnorri il numero 8 perugino Cimmino, era ben consapevole di aver toccato per ultimo. Altra rimessa laterale per la formazione campana, provano a farsi vedere i biancoverdi. Il cross di Ferraro in piena area, la scodellata che per un attimo è preda di De Angelis. Rimessa ora per il Perugia. Si lamenta Metelli con il direttore di gara. Rimessa per il team umbro. Ranocchia ad impostare. Riceve sulla sinistra Stramaccioni, che guadagna qualche metro. Porta palla a Stramaccioni. Sfera irraggiungibile per Granata. Rimessa per l'Avellino. 31esimo. Ancora Perugia, servito Giordano in qualche modo, Ranocchia va giù nel cerchio di centrocampo il capitano perugino. Calcio di punizione per gli umbri. Intanto è a terra un calciatore bianco-verde, dovrebbe trattarsi di Strianese, dolorante alla caviglia sinistra. Gioco interrotto. Noi ne approfittiamo per leggervi un po' il programma dell'undicesimo turno. Avellino Perugia, Palermo Salernitana, Pescara Bari, Frosinone Latina, Napoli Crotone, Roma Ascoli e Ternana Benevento. Ancora soccorsi a Strianese, classe 2001. Trova l'appoggio del suo massaggiatore, l'attaccante biancoverde. Avellino momentaneamente in 10. Ha bisogno di ulteriori cure Strianese.
Sagna, intervento preciso, puntuale a chiudere di testa. Perde palla il numero 8 Tortora, incespicato. Giordano, ancora Giordano, accelera Giordano, supera Garofalo. Lancio per il numero 11 Granata, chiede di rientrare Stranese, attende l'autorizzazione del direttore di gara. Avellino ancora in inferiorità numerica. C'è Meoni sulla destra per il Perugia in movimento. Palla per Ranocchia. La piroetta di Ranocchia porta palla in maniera eccessiva. Il numero 10 finisce col perderla. Prova a ripartire l'Avellino. La fila di corpo di Garofalo. Giordano però non abbocca alle finte dell'avversario. Recupera su di lui e allontana per De Angelis, che vince a sua volta il rimpallo. Ma la palla è fuori. Rimessa per l'Avellino. Con le mani Liguori. Lancio in avanti. Il tocco di petto, l'impatto col petto di Stranese. Rimessa laterale per il Perugia, che ne guadagna nel frattempo un'altra. Oltre ad avanzare di qualche metro, Ranocchia cambia gioco, riceve il pallone sulla sinistra Stramaccioni, si ferma e serve Cimmino, il lancio di Cimmino, il taglio di De Angelis, ma Liguori con una perfetta lettura della diagonale allontana il pallone e sbroglia la minaccia. Pare ancora dolorante Stranese. Stramaccioni, anzi Fratini, chiedo scusa. Ancora Avellino, Ferraro, l'incoraggiamento di Mister Rocco all'indirizzo dei suoi ragazzi che stanno tenendo bene il campo. Intervento pulito di La Monica su Granata. Calcio di punizione per l'Avellino. Fanalino di coda con 5 punti all'attivo. Stranese, Ranocchia, porta palla Ranocchia, riceve ancora palla il capitano, è un po' il regista, l'anima della manovra umbra. Ora Meoni, Stranese, palleggio di Stranese, il fallo è di Giordano e calcio di punizione per l'Avellino. Un calcio di punizione guadagnato con mestiere dall'attaccante biancoverde. Ora richiamo verbale dell'arbitro a Canfora all'indirizzo di un calciatore perugino. Ferraro. La sfera non giunge a Stranese. Stramaccioni. Cimmino. Chiede palla a Ranocchia. Intervento di Gargaro. Indisturbato. Avanza il centrale difensivo biancoverde. C'è l'anticipo di Giordano su Stranese, che a nostro avviso non sta benissimo. Risente ancora del colpo ricevuto in precedenza. Ora Ferraro. Il dribbling elegante del numero 10, è libero sulla sinistra, Garofalo che riceve, Garofalo, rete! 2-0 per l'Avellino, beffato sul primo palo Vignoli, il raddoppio bianco-verde al termine di un'azione in velocità. 37esimo, Garofalo raddoppia per l'Avellino, la conclusione sul primo palo. Vignoli beffato dalla traiettoria.
l'impatto con il legno non ha favorito l'intervento dell'esterno difensore Perugino, dunque 2-0 per l'Avellino, raddoppia Garofalo al 37esimo ed è una rete qua del numero 11 meritatissima. 3 milioni in campo, merita assolutamente di scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Dunque 2-0 per l'Avellino. E l'under 16 sta proseguendo sulla falsa riga dell'under 15 che in precedenza qualche ora fa ha battuto la serie del Perugia per 3-1. E vedremo se gli uomini di Dario Rocco concederanno il bis quest'oggi in questa doppia sfida con il Perugia. Per il momento ci stanno riuscendo alla grande, ma il match rimane ancora lungo, è tutto un secondo tempo da giocare oltre ad una fetta di prima frazione. Giordano per il Perugia, che pure ha avuto qualche buona opportunità in fuorigioco a Metelli, come non ricordare quella capitata a De Angelis al sesto del primo tempo quando si era sullo 0-0. A volte nel calcio basta un nulla per cambiare la storia di una partita. Fosse passato in vantaggio il Perugia, chissà a quale gara avremmo assistito. Però ora l'Avellino, la realtà dice che l'Avellino è in vantaggio per 2-0. Ferraro che viene atterrato, calcio di punizione, giallo per Miola, il quale in precedenza era già stato richiamato, era già stato redarguito dall'arbitro. Sarà legata al dito a Canfora e il numero 4 è terminato fatalmente nell'elenco dei cattivi. Sul punto di battuta Tortora. Battuta del numero 8, traiettoria arcuata, fa su il pallone Vignoli, non vuole perdere tempo il portiere perugino, ha lasciato scorrere il pallone sul fondo. Stramaccioni per il Perugia sotto di due reti. Metelli è per l'ennesima volta in fuorigioco. Formazione di Dario Rocco sta applicando alla perfezione la trappola dell'offside. Proprio in questo momento giunge il duplice fischio del signor Marco Acanfora. Si va negli spogliatoi con l'Avellino in vantaggio per 2-0. Al 20esimo l'1-0 di Stranese, il raddoppio di Garofalo. Al 37esimo risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal campo sportivo posto di Prato la Serra, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Perugia, valevole per l'undicesima giornata del campionato nazionale Under 16, Serie A e Serie B. Il primo tempo vede l'Avellino in vantaggio per 2-0, sta per iniziare dunque la ripresa. Calcio d'inizio che sarà battuto dalla Perugia, che nel corso dell'intervallo ha effettuato una sostituzione, fuori il numero 2 perugino Meoni, dentro il numero 16 Corsi. Non ci dovrebbero essere cambi per l'Avellino, che è giunta all'intervallo con il non trascurabile vantaggio di 2. I marcatori nel corso del primo tempo sono stati Strianese al 20esimo, poi il raddoppio di Garofalo al 37esimo. Dunque Avellino 2, Perugia 0. Rileggiamo le distinte. L'Avellino schiera pone tra i pali numero 1, 2 Caputo, 3 Liguori, 4 Farinelli, 5 Gargaro, 6 Sagna, 7 La Monica, 8 Tortora, 9 Strianese, 10 Ferraro e 11 Garofalo.
In panchina Di Capua, Calise, Domanico, Noviello, Valentino, Corcione, Sabatino, Paudice e Iovino. Allenatore signor Dario Rocco. Il Perugia schiera Vignoli tra i pali numero 1, il numero 2 era Meoni, sostituito dal numero 16 Corsi. 3 Giordano, 4 Miola, 5 Fratini, 6 Stramaccioni, 7 De Angelis, 8 Cimmino, 9 Metelli, 10 Ranocchia, 11 Granata. In panchina Pippi, Corpo, Guasticchi, Dimuni, Benedetti, Rapari e Mancini. Allenatore Ilario Fuscagni. Dirige il match Marco Canfora della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Vito Marrazzo di Nocera e Aniello Barberia di Nocera. Ora il Perugia con Giordano, De Angelis finta di corpo su Liguori, cross in aria, la presa di Ipone. La presa dell'estremo difensore biancoverde. 2 minuti dall'inizio della ripresa. Rilancio di Ipone. Non ha trovato il pallone di testa Strianese. Vignoli. Ecco Stramaccioni. Passaggio avvicinato per Cimmino. Ora Corsi, il neo entrato. Ranocchia. Ancora richiami verbali per Miola che sta rischiando grossissimo. È già stato ammonito, prima dell'ammonizione era già stato redarguito dal direttore di gara. Altro richiamo, deve stare attento il numero 4 biancorosso se non vuole finire anzitempo sotto la doccia. Stramaccioni, ecco Corsi, Ranocchia fallisce il passaggio di ritorno, non riesce a venire via dalla morsa Tortora, ne approfitta Ranocchia, fallo di Sagna su Metelli, calcio di punizione per il Perugia. È pronto un cambio per l'Avellino, terzo della ripresa. Ricordiamo che ogni singolo tempo nel campionato Under 16 dura 40 minuti. Esce Strianese zoppicante, non si è mai ripreso del tutto dalla botta ricevuta nel corso del primo tempo. Ha stretto i denti per gran parte della prima frazione, ora si è arreso. Fuori Strianese, al suo posto Paudice, altro attaccante. Dal punto di vista tattico non cambia nulla. Attaccante per un altro attaccante. Gli ultimi suggerimenti, le ultime raccomandazioni di Dario Rocco al suo calciatore prima che faccia il suo ingresso in campo. Ecco la sostituzione. Può entrare in campo Paudice. Ora il Perugia batterà un calcio di punizione. Nei pressi della sfera capitan Ranocchia. Paudice va ad inserirsi in barriera anche a sfruttare la sua statura. È pronto Ranocchia. Attenzione, quarto del secondo tempo. Deviazione sfortunata. Il Perugia accorcia le distanze. Calcio di punizione di Ranocchia, c'è stata una deviazione di un calciatore bianco-verde. Il team umbro accorcia le distanze. Ora siamo sul 2-1. Non sappiamo chi abbia deviato il pallone in fondo al sacco sulla conclusione di Ranocchia. Attribuiamo la rete al capitano Perugino, dunque al quarto del secondo tempo. Ranocchia accorcia le distanze per il Perugia. Match riaperto. Ravellino, Garofalo. In due tempi se la cava Vignoli. Zoppica anche Garofalo. Speriamo che l'Avellino non debba pagare ulteriore dazio agli infortuni. Dolorante al piede destro il numero 11 biancoverde, autore sinora di una prova maiuscola coronata dalla rete del 2-0. Vantaggio divenuto purtroppo momentaneo perché il Perugia si è portato sul 2-1.
Ecco, la formazione umbra con De Angelis, viene fermato. Adesso Tortora, Ferraro, Giordano, ancora Giordano, Ranocchia, appoggio sulla sinistra per Corsi, rientra Corsi, portapalla il numero 16 che viene esteso, altro calcio di punizione per il Perugia, più o meno siamo sulla identica punizione, posizione della punizione che ha portato il Perugia ad accorciare le distanze. Attenzione ora, nuova opportunità per gli umbri. Sesto della ripresa. Ci riprova Ranocchia, prova nuovamente a far male, anche se nella circostanza precedente è stato agevolato da una deviazione degli avversari. Parte Ranocchia, la palla non si è insaccata, poi il colpo di testa e palla alta, pericolosissimo Ranocchia, la traversa, ha salvato Pone, la palla è rimbalzata al di qua della linea bianca. Perugia ad un passo dal gol del 2-2, ancora su calcio di punizione battuto da Ranocchia, che è davvero uno specialista. Non può concedere calci di punizione del genere l'Avellino. Sui piazzati Ranocchia è davvero abile. Adesso Farinelli, c'è una deviazione, evita con facilità il corner Vignoli. Ora Fratini, ottavo del secondo tempo. La palla è ribalzata sul calcio di punizione al di qua della linea bianca, poi di testa Metelli non è riuscito a ribadire in porta. Doppia opportunità per il Perugia. Si è salvato stavolta l'Avellino. La squadra umbra avrebbe completato in un amen la rimonta. Rimessa per la formazione di casa, che deve avere un po' riordinare le idee dopo il gol subito. Sagna ad indietro per Pone, che rilancia di piede, di testa intervento di Giordano, rimessa per l'Avellino, e mister Fuscagni a cedere palla all'avversario con le mani liguori. Metelli ci prova dalla distanza, Metelli non vuole correre rischi, Pone e blocca la sfera. Il rinvio del portiere dell'Avellino, l'intervento di testa di Paudice che non ha assistenza, vita facile per Vignoli, Cimmino, Ranocchia, lo scatto di De Angelis, l'uscita di Pone, il netto vantaggio sull'avversario, si distende in avanti il portiere biancoverde e fa suo il pallone. Pone che nulla ha potuto sulla deviazione di un compagno in occasione del calcio di punizione battuto da Ranocchia, che ha causato la rete del Perugia. Stramaccioni, Ranocchia, Stramaccioni, Cimmino, Fratini, ancora Ranocchia, va giù, calcio di punizione per i biancorossi, le scuse di Tortora all'indirizzo di Ranocchia, avanza Fratini per i Grifoni, la Monica
di punta serve il compagno. Paudice lungo sulla sinistra per Garofalo, palla troppo lunga per Lucio Garofalo, messa con le mani per la formazione ospite che avanza a testa bassa a caccia del pareggio. De Angelis, Cimino erra la misura del passaggio per il compagno, regalando una rimessa agli avversari. Con le mani Caputo, De Angelis, serve sull'altro versante il compagno. Attenzione allo scatto del numero 18, Benedetti, uscita di Ipone, verticalizzazione efficace del Perugia, imbucata pericolosissima, non ha controllato al meglio. Il calciatore perugino Eppone è riuscito a far suo il pallone. Era stato lanciato da Benedetti. De Angelis, Caputo non si fa superare, evita anche il corner. Su di lui torna De Angelis. Rimessa laterale per l'Avellino. Perugia ancora pericoloso. Ranocchia il palleggio. Allontana Ferraro. Tortora. A lungo di Ferraro per Garofalo. Duello in velocità con Giordano. Ancora Garofalo. Giordano lo ferma però, facendo valere anche il fisico. C'è giallo per un calciatore bianco-verde. Munizione che ci sta tutta. Dovrebbe essere stato ammonito Liguori. Punizione dunque per il Perugia. Ora un ammonito per parte. Liguori per l'Avellino e Miola per il Perugia. Ecco Benedetti che nel frattempo è entrato in campo. Miola, Cimino, pallone non filtra per l'opposizione di Farinelli, non riesce Ferrara ad avanzare. Ora De Angelis per la formazione biancorossa, movimento di De Angelis, palla al centro, allontana l'Avellino, Paudice, il dai e vai dei biancoverdi che strappano gli applausi del pubblico. L'avanzata di Ferrara, il libero che riceve il numero 8 Tortora, ancora Tortora che rallenta un po' l'avanzata biancoverde, consente ai perugini di sistemarsi nelle retrovie. Ci sarà corner, fallo laterale per l'Avellino. Ecco Ferraro, siamo nei pressi della bandierina. Resta in zona d'attacco la squadra di casa. Ferraro si lotta in un fazzoletto di campo, il cross del numero 10 dell'Avellino. Ci sarà altro tiro dalla bandierina. Nel frattempo nel Perugia è uscito Granata, il quale ha fatto posto a Benedetti. Corner per l'Avellino, quindicesimo del secondo tempo. Campani in vantaggio per 2-1. La presa di Vignoli,
sul colpo di nuca di un compagno. Palla per De Angelis, siamo già nella metà campo avellinese. Si rifà minaccioso il Perugia. Miola. Lancio impreciso di Fratini e chiama in causa Pone. Invita ad avanzare i suoi compagni, Pone. Ancora Perugia con Corsi. Supera di slancio Garofalo. L'uscita di Pone con qualche brivido. Incertezza di Pone nell'uscita. Il richiamo di Sagna nei suoi confronti. Lo scatto di Ferraro, rimane tra i pali Vignoli. Ferraro va giù, sarà ammonito per simulazione. Giallo per Ferraro. Diciassettesimo della ripresa. Ammonito per simulazione. Il numero 10 bianco-verde. Il gesto, tra virgolette, malandrino non è sfuggito agli occhi del direttore di gara, che ha estratto il giallo. Intanto sbaglia il rinvio il Perugia. Ha errato Fratini. Ora affiora anche la stanchezza. Hanno corso molto i calciatori in campo. Altro cambio per il Perugia. Abbandona la contesa proprio Fratini. Smette la casacca il numero 13 Pippi. Non sappiamo se Fratini abbia scaraventato il pallone in fallo laterale volontariamente per farsi sostituire, ma non abbiamo avuto questa impressione. Con qualche rischio Giordano. Ferraro perde il rimpallo. Intanto è andato via il sole qui a Prato La Serra. De Angelis, ranocchia. Viene fermato da Tortora, indietreggia Tortora, alla fine serve Pone che non può bloccare il pallone con le mani. Il rilancio del portiere bianco-verde. De Angelis tenta il palleggio, contrasti energici, ne fa le spese Tortora, rimane contuso al tappeto. Messa laterale bianco-verde, è verde, le urla dell'arbitro di Castellammare all'indirizzo dei contendenti. Intanto è rimasto dolorante al tappeto Tortora, che viene aiutato a rialzarsi da Sagna. Si può riprendere a giocare, si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Avellino. È libero Ferraro, che ha chiesto palla. Ora Caputo, palla per Ferraro che evita il fuorigioco. Ancora Ferraro, il rimpallo lo favorisce, la piroetta di Ferraro. Calcio di punizione per l'Avellino. Diciannovesimo al nostro cronometro, poco più di 20 minuti al termine. L'Avellino sta conducendo per 2-1. L'Avellino under 16 sta conducendo per 2-1 sui pari età del Perugia. Pallone a metà strada, si allontana però Ferraro, la battuta di Farinelli, palla allontanata, la Monica, Garofalo lotta con Metelli che gli soffia palla. Metelli ha provato a lanciare in profondità Benedetti che viene anticipato. La strada
è stata sbarrata dal numero 5 Gargaro. Liguori, palla per Ranocchia, Miola, ha intercettato Farinelli, Audice, fermato Ferraro, Miola ancora, cambio di gioco, palla sulla sinistra, c'è De Angelis in movimento, Ranocchia, il cross di Ranocchia, la presa agevole di Pone. Tutta calma l'estremo difensore biancoverde, rimanda il pallone nella zona di Ferraro, la Farinelli a Garofalo, appare stanco Garofalo, ha corso moltissimo nel corso di questa gara. Metelli, Farinelli, c'è calcio di punizione per il Perugia, è stato messo giù fallosamente Benedetti, piazzato per gli Umbri, batterà Miola, intanto per il Perugia esce Cimmino, al suo posto il numero 20 Mancini. La battuta del piazzato di testa svetta Sagna che fa valere i suoi centimetri. Ora Paudice, il lancio per Tortora, temporeggia Tortora, ancora Paudice, De Angelis, non era facile per Paudice servire quel pallone. La caparbietà di Paudice, non è riuscito a crossare, la palla è uscita però, messa dal fondo per il Perugia, la rimessa del portiere Vignoli, unico classe 2002 in campo, battuta frettolosa dall'estremo difensore del Perugia, appoggio per Stramaccioni, di testa Caputo, non riesce lo scambio tra la Monica e Tortora, ne approfittano gli Umbri per avanzare, De Angelis, bucata di De Angelis, Mancini, è in fuorigioco Corsi, calcio di punizione per l'Avellino. De Angelis che nel corso di questa ripresa è stato spostato sul versante di sinistra da Ilario Fuscagno. La battuta di Pone. Ancora Avellino. Garofalo perde palla. Ecco De Angelis. Mancini. Un abboccato alla sua finta Sagna. Lancio di Sagna. Paudice anticipato. Riparte il Perugia con il solito De Angelis, Stramaccioni, si guarda intorno Stramaccioni, indeciso sul da farsi, alla fine cambia gioco e serve il numero 13 Pippi. Calcio di punizione per l'Avellino, 24esimo. Gli uomini di Dario Rocco conservano una rete di vantaggio sugli avversari. La classifica del raggruppamento C vede in testa la Roma con 28 punti, il Napoli a 26, Benevento 18, Bari 16, Frosinone e Perugia 14, Pescara 13, Ascoli e Salernitana 12, Latina 11, Palermo e Ternana 9, Crotone 8, Avellino 5 punti.
dovesse la squadra alpina portare a casa quest'oggi l'intera posta in palio, salirebbe a quota 8 punti in classifica, in attesa poi di conoscere il risultato del Crotone. Occhio al Perugino, Corsi, e gol della Perugia con Metelli, che ha raccolto la corta respinta di Pone al 26esimo. Il Perugia completa la rimonta e riagguanta la parità. Due a due, ha pareggiato il Perugia. La squadra di Fuscagni ha recuperato il doppio svantaggio, tutto da rifare per l'Avellino. Ora Crampi per un calciatore biancoverde. Davvero un peccato aver dilapidato il doppio vantaggio. Iniziativa di Corsi, la respinta corta di Pone. Il gol del Perugia. 2-2 qui a Prato La Serra. Quando mancano poco meno di 15 minuti al termine di questa gara. La rete di Mancini ha riequilibrato le sorti del match. Ora piazzato per la formazione biancoverde. La battuta di Tortora, palla in piena aria, colpo di testa all'indietro di Pippi, calcio d'angolo per l'Avellino, che deve ritrovare il vantaggio. Le raccomandazioni del direttore di gara all'indirizzo dei contendenti. Chiede un comportamento, un atteggiamento più consono alle regole il signor Canfora. 2-2 tra Avellino e Perugia ora. La battuta del corner. Fallo in zona d'attacco, l'intervento di Canfora a fermare il gioco. Riparte il Perugia con Stramaccioni, la squadra umba ha ritrovato la parità. Rimonta del doppio svantaggio. Ora Gargaro devia il pallone in corner. Match riaperto sotto tutti i punti di vista. 29esimo. Miola alla battuta del calcio d'angolo. Palla in piena aria. Svetta Sagna. Corsi ci prova. Paudice lotta, evita che la palla fuoriesca, ma regala palla agli avversari. Sagna. De Angelis. Miola, ruba palla Garofalo per l'Avellino. Ancora Garofalo, avanza il numero 11 biancoverde, azione caparbia, Ferraro sotto misura, il miracolo di Vignoli. E poi la Monica da posizione defilata spedisce sul fondo. Avrebbe forse fatto meglio ad accontentarsi del calcio d'angolo.
Occasionissima per l'Avellino con Ferraro, il prodigio di Vignoli. La squadra di casa ha avuto l'opportunità di riportarsi in vantaggio. Avellino vicino al gol del 3-2. Lullo è rimasto strozzato in gola. Occhio ancora a Corsi. Ora fioccano le emozioni qui a Prato La Serra. Non ci stiamo annoiando. Dalla bandierina è pronto capitano Ranocchia. Suo il gol dell'1-2 e il pareggio di Metelli. Traversa clamorosa colpita dal numero 13 Pippi. Stavolta è il Perugia a sferrare il gol del 3-2. Stramaccioni, la palla è uscita. Brivido per l'Avellino, il perentorio stacco di testa di Pippi a spaccare la traversa. Stavolta è il Perugia a rammaricarsi della rete subita. 31esimo, finale tutto da vivere qui a Prato La Serra. Equilibrio nel risultato, nell'andamento del gioco. Ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere ad un finale di partita pirotecnico. Stramaccioni intercetta la Monica per l'Avellino. Ecco Tortora, lo scatto di Garofalo, lotta Garofalo. Giordano riesce a portare via il pallone dalla propria area. Mancini, ancora Perugia, l'avanzata di Corsi, è libero sulla sinistra, riceve De Angelis, l'appoggio per Ranocchia che però viene anticipato. Ferrara, lo scatto di La Monica, ancora La Monica che mantiene il possesso del pallone e guadagna un calcio di punizione, giallo per Ranocchia, ammonito per proteste, secondo ammonito anche per il Perugia. La platealità del gesto di Ranocchia. Calcio di punizione per l'Avellino, 33esimo. Partita che diventa bellissima ora. È pronto a battere il calcio di punizione Farinelli. Le squadre concedono numerosi spazi e inevitabilmente fioccano le occasioni da rete. Due uomini in barriera sistemati da Vignoli. La battuta di Farinelli. Palla direttamente verso lo specchio e la porta, anche se poi è andata oltre la trasversale. Ennesimo cambio tra gli umbri, fuori Miola, che tra l'altro era già ammonito. Il numero 15 Guasticchi in campo. Si appresta il rinvio Vignoli, 34esimo. Il controllo di La Monica che non riesce ad accelerare. Ora Ranocchia. Corsi entra in aria. Corsi rientra in cespica, va giù, tutto regolare. Viene invitato a rialzarsi Corsi dal direttore di gara. Sei incartato, buon per l'Avellino. Corsi aveva disorientato Liguori. Riparte la formazione di casa con Garofalo, va giù Garofalo da terra, vuole servire il compagno, tentativo fallito De Angelis. Guasticchi, intervento in spaccata di Liguori, ma è ancora il Perugia in movimento con Corsi. Gargaro,
anticipato Garofalo, Mancini col tacco, Sagna, la sfera che salza a campanile, l'anticipo di Tortora ha evitato che De Angelis si coordinasse per l'eventuale conclusione volante. Perugia che rimane in zona d'attacco, 35esimo, 5 al termine di questa partita, più recupero. Cross al centro, la spizzata di Benedetti pone a Branca il pallone, va il rilancio dal limite. La Monica, squadre lunghissime, Garofalo, palleggio di Garofalo, intervento falloso di Stramaccioni e i suoi danni. Altro calcio di punizione per l'Avellino, le proteste di Garofalo, piazzato per la formazione di casa, l'incoraggiamento di mister Rocco ai suoi, l'ex calciatore dell'Avellino. E Mazzalorso chiede un ultimo sforzo ai suoi ragazzi per cercare di portare a casa l'intera posta in palio. La battuta del calcio di punizione, palla in aria, prova la stoccata la Monica, non ci riesce, tira di sinistro dalla distanza, palla non distante dal 7. In un primo momento la Monica non aveva avuto lo spazio sufficiente per calciare, poi ci ha provato di sinistra, palla a lato non di molto, Tortora, perde palla Tortora, lo scatto di Benedetti, più o meno i sostenitori sulla tribuna si equivalgono nel numero, ogni qualvolta una squadra avanza c'è l'incoraggiamento. Il palleggio di Corsi, il miracolo di Pone, Corsi vicino al gol, aveva una spina nel fianco il numero 16 perugino. Giordano, Mancini, Ranocchia, lo affronta Caputo, Ranocchia il traversone, all'altra parte l'intervento di Corsi, ma la palla è uscita. 38esimo, Prodezza di Pone su Corsi, esterno difensore biancoverde, ha scongiurato la rete del 3-2, la rete del sorpasso perugino. Scatto di Paudice, non vuole correre rischi Guasticchi, fallo laterale per la formazione di casa. Frequenti dunque i capovolgimenti di fronte, è saltato ogni schema, si gioca sui nervi, si avanza a forza di inerzia. Rimessa bianco-verde, Sagna, sventagliata in avanti, la presa di Vignoli, non impeccabile nel controllo Pippi, la palla è uscita, i sintomi della stanchezza dei 22 in campo. Garofalo, hanno speso molto i contendenti. Ferraro, s'allunga il pallone, la rimessa è comunque ad appannaggio dei biancoverdi, sta per uscire Farinelli, Ferraro, gioco di gambe di Ferraro, ancora il numero 10 in movimento, palla in aria, non ci arriva in tuffo Paudice, riparte il Perugia, Ranocchia, emozioni a go go a Prato alla Serra, Guasticchi, finale di partita palpitante, Garofalo, ancora Avellino,
Avanza Paudice. Ecco la Monica. Lo spiovente. Insiste l'Avellino. Tortora. Caputo. Prova il cross. Calcio d'angolo. Avellino che resta in zona d'attacco. Ha mancato l'intervento. Ha mancato l'impatto con il pallone in spaccata. Paudice, 41esimo. Siamo agli sgoccioli di questa vincente partita. E con la battuta del calcio d'angolo, palla sul primo palo. La sfera ritorna nella disponibilità di Tortora. Riparte il cross, l'uscita di Vignoli. Gli applausi del pubblico perugino all'indirizzo del portiere. Ora De Angelis. Intervento di Liguori. Occhio al Perugia. La vivacità di Corsi che sta mettendo a dura prova la resistenza dei difensori biancoverdi. Rimessa dal fondo per l'Avellino. 41esimo al nostro cronometro. Due a due tra Avellino e Perugia. La rete di Metelli ha completato la rimonta umbra dopo che l'Avellino si era portato sul 2-0. Tortora. Ultimi assalti biancoverdi. Garofalo. Avanza Garofalo. Il cross di Garofalo. Non ha raccolto il pallone sulla destra la Monica. Messa dal fondo per il Perugia. Nel settore che è dietro la porta difesa nel secondo tempo da Vignola c'è anche l'allenatore della Primavera dell'Avellino, Cioffi. Rimessa per i biancoverdi, si continua a giocare. Vedremo se la formazione di Rocco sfrutterà quest'altra opportunità. Ferrago, il cross in aria, palla direttamente sul fondo. Vignoli, intercettato Paudice. I rughi sia da una parte che dall'altra. Altro calcio d'angolo per l'Avellino. Il Perugia regala un'altra chance agli avversari. Dalla bandierina Tortora. Occhio a Sagna. Occhio a Paudice. La battuta del calcio d'angolo. Siamo in pieno recupero. Sagna di testa! Fuori non di molto. Davvero un peccato. Triplice fischio del signor Marco Acanfora. Applausi ai 22 in campo. Avellino Perugia termina 2-2. C'è sicuramente rammarico per gli irpini che si erano portati in vantaggio per 2-0. Poi c'è stata la rimonta del Perugia. Resta comunque l'avvincente spettacolo che i calciatori, i protagonisti, i giovani protagonisti hanno offerto sul rettangolo di gioco del campo sportivo posto di Prato La Serra. L'Avellino che in classifica sale a quota 6, un pareggio che non serve ad risalire tantissimo la classifica. Il Perugia invece si porta a quota 15, a ridosso delle prime posizioni. Dal campo sportivo posto di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.